Buon dì, eccomi insomma ritornata con un altro video sull'agenda, insomma, e in realtà appunto il tempo di sistemare il tutto, sistemato un pochettino dentro, volevo farvi vedere un pochettino la pianificazione di settembre. Come potete vedere, io alla fine sto cercando di utilizzare una penna a quattro colori, soprattutto perché mi è molto più utile, perché non lo so, utilizzare troppe penne, troppi colori mi sembra esagerato, e per adesso ho deciso di utilizzare solo un evidenziatore rispetto magari alle altre agende, o comunque magari anche a un tempo quando utilizzavo 250.000 evidenziatori diversi. L'ho un pochettino sistemata e riarrangiata. Una cosa che mi dispiace però rispetto appunto alla Moleskine è che non c'è la parte iniziale dove comunque ti chiede tipo indirizzo di casa, tutte quelle cose lì, insomma. Una cosa che ho fatto però per tutto l'anno, nella visione praticamente diciamo annuale in verticale così, ok, ho segnato tutti i vari compleanni, insomma, almeno quelli lì che avevo già direttamente dalla Moleskine. Poi penso che piano piano segnerò appunto i compleanni qua per bene. Insomma, a inizio mese vado a vedere chi deve fare gli anni, poi il massimo trascrivo nella sezione mensile o anche direttamente nella settimanale. Sperando che non si veda questa pagina qua perché è importante, vabbè, perché è il codice di un sito, insomma, che mi serve per andare a ritirare l'attestato del corso del BLSD. Ho scritto appunto qua un po' di focus sia personale e anche focus lavoro principalmente, quindi in questo caso qui università. Nelle note ho messo un pochettino l'impegno mensile, diciamo, che in questo caso è principalmente il tirocinio. Ho segnato appunto i turni del tirocinio, un po' le cose in generale, che però in realtà tipo le robe in rosso dell'università si ripeteranno poi durante la sezione settimanale. Allora, ho cercato praticamente di ridurre un po' l'ISO per farvi vedere al meglio, insomma, e la pagina proprio in generale. Diciamo che questa settimana qui purtroppo rimarrà inutilizzata, però ne approfitto perché scrivo con voi, insomma, un po' il tutto, cioè pagina esempio, ecco. Qua focus della settimana a livello sia personale che di lavoro, e infatti io poi mi sono trascritta anche le mie cose, insomma. In realtà come focus della settimana potevo anche evitare di mettere tipo le cose da fare, perché poi mi sono resa conto che anche qua c'è la sezione cose da fare sia del personale che del lavoro. Qua mi sono scritta un po' di note che tendenzialmente nella pagina settimanale della Moleskine tu hai la pagina settimanale nella sinistra e poi qua è la pagina vuota, che in realtà io ero abituata a questo tipo di organizzazione. Qua invece ti occupa tutto, però vabbè, poco importa. Qua è carinissimo perché ti mettono sempre un po' una citazione, appunto. Qua hai note, mappa della settimana, pensieri. Io di solito ci metto le note, quindi le robe dove magari non riesco subito a ficcare dentro qua, dentro la settimana. Se per esempio ho una cosa da fare che però non so a che ora la devo fare, eccetera, la riscrivo dentro questo quadratino qui, oppure me ne frego dell'ora, magari tipo alle 7 non devo fare niente, lo barro e poi scrivo direttamente. Mi sono arrangiata così. Cose positive e cose negative, in realtà questa cosa qui è da fare un po' magari anche a fine settimana. Cose positive della settimana e cose negative giorno per giorno. Per esempio, io questa settimana ho fatto l'anniversario con Marco, allora l'ho riscritto un po' ovunque, devo essere sincera, però vabbè, insomma, più o meno diciamo che ho cercato di organizzare la settimana così. Per esempio, io utilizzo principalmente la penna nera, però non è detto, perché ho deciso anche di utilizzare la penna, questa qua, la penna rossa, ok? Soprattutto per scrivere le cose dell'università, nel senso, se ho tipo un esame particolare, esame vabbè, mi sembra un po' difficile, però magari se ho tipo delle robe adesso da fare sempre legate al tirocinio, lavori, tesi, eccetera, io utilizzo sempre la penna rossa. La penna nera la utilizzo sempre per scrivere, la penna blu la uso praticamente per spuntare le cose, e il verde in realtà ancora non ho trovato modo per utilizzarlo, però penso che, boh, non lo so, mi verrà in mente come fare.
organizzazione, ecco. Come potete vedere nelle pagine finali ci sono le note, quindi volendo si può scrivere, magari devo scrivere delle robe relative alla sessione di laurea, eccetera. E poi qua a fine mese, riflessioni di fine mese. Cercherò di fare questo video mensilmente così da rendervi partecipi e dire effettivamente tipo questa sezione qua la utilizzo, non la utilizzo, questa la utilizzo, questa la utilizzo, questa non la utilizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Magari cercherò anche con voi di trovare, non so, alternative ai color code, con sia la penna piuttosto che l'evidenziatore. Io per adesso utilizzo questa. Ricordatevi che utilizzo tantissimi post-it, adesso non me li avete visti se non che qua praticamente, ma perché ho un po' trasferito un po' di cose e basta, però tendenzialmente io appunto utilizzo tantissimi post-it. Che sia, ho deciso che poi mese per mese vi aggiorno e vi dico un po' come mi trovo con questa agenda qui. Io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, soprattutto che vi abbia un po' incuriosito la parte che c'è dentro. Vi lascio nell'info box il sito e che se non mi sbaglio è da 13.5 cm per 21. È un filo più grande della Moleskine che io prendo generalmente. Questa è più o meno l'organizzazione che io ho deciso di dare, è molto pratica, come vedete non ci sono ghirigori, cose particolari, perché in realtà ormai tipo l'era un po' per me del bullet o comunque di tutte queste cose, tutte con i disegnini eccetera, per me sono un po' passate, ecco. Io preferisco delle cose un po' più semplici, lineari, dove comunque vado subito a vedere quello che devo fare. Non mi ricordo se ve l'avevo detto precedentemente, il peso di questa agenda, cioè diciamo che è un po' pesantino, non è proprio l'agenda più leggera del mondo. Volendola si può portare in giro tranquillamente, altrimenti la si lascia a casa, insomma. E io comunque per adesso penso che la lascerò comunque a casa, perché non penso che la guarderò al massimo all'inizio. E oddio, ho dei problemi con l'elastico, ok? E niente, come potete vedere è fatta così, diventa un po' così quando si riempie la taschina dentro. La faccio vedere un'altra volta. Niente, dai, noi ci vediamo in un prossimo video e io vi mando un bacione. Ciao!